134 libri per la facciata d'ingresso ed altri 120 titoli per quella che si affaccia sul giardino e il nuovo murale realizzato a Trinitapoli e che da ieri ufficialmente arricchisce la biblioteca comunale Monsignor Vincenzo Morra, un'opera resa possibile grazie al finanziamento regionale intercettato dall'assessore alla cultura, il primo dell'amministrazione Lo Sapio. Il murale, intitolato Libro Aperto, è stato realizzato dall'artista Daniele Geniale, per lui l'ennesimo. Opera di street art che dona nuovi colori e significati al territorio. Quello presentato ieri a Trinitapoli cela un messaggio profondo. La biblioteca si apre verso l'esterno, la cultura varca le porte per raggiungere la comunità, una sorta di bussola culturale tanto per gli abitanti della città quanto per i suoi turisti. Libro aperto è un modo di dire, ha un doppio senso, di solito si fa quando ci si riferisce a una persona. Con la trasparenza, con l'affidabilità. Per questo abbiamo voluto portare il doppio senso di questa espressione a quella che è poi la sinecdoche della biblioteca, cioè il libro. E quindi qui portiamo ciò che è dentro al di fuori, un'apertura in segno di trasparenza e un movimento, nel senso che tutto ciò che riguarda il territorio si muove per concentrarsi nel fulcro di quella che potrebbe essere una Ferrari per il territorio di Trinitapoli. Per la biblioteca comunale di Trinitapoli si tratta solo di un primo passo verso il suo utilizzo sempre più ampio. La pandemia purtroppo non ha incentivato le possibili attività, ma ora, ha assicurato il sindaco Emanuele Lo Sapio, lo spartito cambierà. È stata davvero una bellissima esperienza che resterà come un segno chiaro all'interno della città, in questo contenitore bellissimo che è la biblioteca, un contenitore culturale importante che non abbiamo sfruttato tantissimo per via del Covid, ma che sarà sfruttato anche perché all'interno sono stati acquistati 50.000 euro di libri, libri tutti nuovi, letteratura moderna, letteratura specializzata, letteratura anche che mancava all'interno dei libri, siamo quasi arrivati a 20.000 libri.